Venditori si nasce o si diventa? Chiariamo questo dubbio, questa curiosità, questo modo di dire che, come sempre, come tanti modi di dire, noi andiamo per ripetizione, cioè ripetiamo quello che dicono gli altri senza pensare a quello che in realtà stiamo dicendo. Nel senso che dire che non si nasce venditori è una falsità. Adesso ti spiegherò molto brevemente perché ho voluto fare un video in merito, perché ci sono tanti fotografi che appunto entrano nei miei percorsi di consulenza, comunque che mi contattano, che mi dicono guarda, io ho difficoltà a vendere, non sono un venditore nato, no? E questa cosa spesso mi fa sorridere, perché tutti noi siamo dei venditori nati, fa proprio parte di noi, ragazzi. Il problema è che quando cresciamo ci entrano nella testa un sacco di convinzioni negative sulla vendita, che ci fanno credere che appunto la vendita sia un qualcosa di negativo, o che vendere sia un qualcosa che va imparato a fare in qualche modo strano, o che sia una capacità, un dono solo per pochi, e quindi ci entrano in testa tutte queste convinzioni spazzatura che ci fanno dire non sono nato venditore, e via dicendo. Allora ragazzi, perché vi dico che in realtà tutti nasciamo come venditori? Perché se avete dei figli mi capirete, perché i bambini, quindi tutti noi, abbiamo questa attitudine, questo modo di fare che ci spinge a implorare, soprattutto i genitori, e ci spinge proprio a avere un modo di fare che qualsiasi richiesta noi vogliamo fare ai nostri genitori, facciamo di tutto per ottenerla. E quella è vendita, logicamente. Quando siamo bambini non è che vendiamo servizi, però cerchiamo di vendere delle opportunità, nel senso, posso andare a casa dell'amica, ad esempio. Quante volte mia figlia ci dice a me o a mia moglie, posso andare a casa dell'amica? E naturalmente a volte capita di dire no, è meglio di no, un'altra volta, e lì scatta la vendita, che è insita di ognuno di noi fin da bambini. Poi cresciamo e quindi diventiamo rincoglioniti, passatemi il termine, quindi ci dimentichiamo che in realtà noi nasciamo venditori. E quindi nel momento in cui nostra figlia, quell'altro è ancora piccolo, quindi ancora non è in questa fase, però la grande, che ha 8 anni, che inizia a dirci dai per favore, poi ti prometto che faccio i compiti, poi ti prometto che faccio la brava, poi ti prometto che sistemo, oppure dai sistemo la cameretta, oppure faccio i compiti, ma se faccio i compiti poi posso andare. Questa è vendita, ragazzi, non ve ne rendete conto, non ci pensate, ma ragionate insieme a me. Questa è vendita, cioè fin da bambini abbiamo la determinazione di voler superare a tutti i costi le obiezioni che noi genitori facciamo, fin da bambini, che i nostri genitori ci fanno. Quindi quando mia figlia ci dice così, sta cercando di risolvere l'obiezione che le stiamo facendo. Quindi se l'esempio è mamma, posso andare dalla mia amica, e mia moglie le dice no, perché devi fare ancora i compiti, guarda che devi fare ancora i compiti, mia figlia non è che dice ah ok, va bene, come facciamo poi da adulti, adesso poi il parallelismo arriva, adesso te lo spiego, non è che dice ah sì va bene e si arrende, o si vergogna a chiedere, no. Dice ok mamma, allora faccio subito i compiti, va bene, poi posso andare? Allora mia moglie inizia a dire vabbè, ma, e magari arriva un'altra obiezione, però sarebbe meglio di no, perché sei stanca, non lo so. Allora mia figlia dice vabbè, no, ma non sono stanca, poi dopo mi riposo, cioè qualsiasi cosa sia, tanto è inutile che sto qui a fare degli esempi, lo sapete, se avete mai avuto a che fare con dei bambini, o se avete dei figli, o se pensate, se ripensate a quando eravate bambini voi, a come cercavate di convincere i genitori a ottenere qualcosa, ecco fatto che capirete che tutti noi nasciamo venditori. Il problema poi viene dopo, quando diventiamo ragazzi, diventiamo adulti.
viene dopo quando ci vengono installate nella nostra mente tutte delle convinzioni negative su che cosa? Sul denaro e sulla vendita, perché nella nostra società i nostri genitori, quello che sentiamo in televisione, tutto il sistema è strutturato per farci percepire negatività nei riguardi della vendita e dei soldi, ok? No, non toccare i soldi che sono sporchi, che è ricco e avido e tutte queste cavolate qua che non vogliono dire niente. Io posso assicurarti che conosco un sacco di poveri che vogliono fregare soldi. Io quando lavoravo da dipendente, ragazzi, avevo gente che si faceva timbrare il cartellino 2 ore prima. Ok, c'era, si facevano a turno, c'era quello che veniva 2 ore prima a lavorare, timbrava il cartellino per quell'altro che invece arrivava 2 ore dopo, e facevano un po' per uno, così a fine mese si ritrovavano un po' di ore in più per fregare quei 7, 8, 10 euro l'ora. Ok, ragazzi, quindi non venitemi a dire che sono i ricchi quelli che fregano i soldi. Ok, ragazzi, questo è un concetto molto importante per me, perché credo fermamente che in realtà la questione denaro e vendita sia una questione veramente molto etica e che va trattata nel modo giusto. Quindi non è vero che chi è povero è dignitoso e chi è ricco invece è avido e pensa solo ai soldi. Semplicemente ognuno è fatto a modo suo. Se uno è deficiente sia che ha pochi soldi che ne ha tanti. Se uno è onesto, se uno è generoso, lo è sia che ha pochi soldi sia che ne ha tanti. Ok, ragazzi, cioè questa è la verità delle cose. Quindi noi purtroppo cresciamo con delle convinzioni negative sul denaro e di conseguenza, dovendo poi vendere cose per le quali i clienti ci devono dare dei soldi, avendo delle convinzioni negative sul denaro, abbiamo difficoltà a vendere. Ok, perché quando cresciamo ci rincoglioniamo, come dicevo prima, e quindi questo è il concetto. E poi abbiamo anche delle convinzioni negative nei confronti della vendita e della figura del venditore. Quanti fotografi ci sono che dicono: ah no, ma io non sono un venditore, io sono un fotografo, non sono un venditore, non sono un esperto di marketing. Bravo, complimenti, vuoi un applauso? Ti faccio un applauso. Se tu pensi di fare il fotografo senza avere competenze di vendita e di marketing, chiudi la partita IVA, perché chiunque apra una partita IVA deve avere competenze di marketing e di vendita, se no cosa apri a fare la partita IVA così, perché non sai cosa fare? Dunque, poi sapete, io sono molto schietto e diretto, a volte quando penso a certe cose dico: ma non è possibile. E la figura del venditore è negativa spesso nella vostra testa, perché la assecondate, la paragonate a una figura di persona insistente, di persona fastidiosa, perché voi come venditori avete in mente i call center o quelli porta a porta che vogliono costringervi a vendere, ad acquistare qualcosa, ma quelli non sono venditori, ragazzi. Vendere significa dare un qualcosa che il nostro cliente vuole, offrire un valore, ok, sulla base delle sue esigenze, aiutare il cliente, questo significa vendere. Pensate che il venditore abile è il venditore che parla poco, ok? Questo scientificamente parlando. Poi è logico che la scienza segue delle, scusami, che la vendita segue delle regole anche scientifiche che si basano sulla psicologia. Però non esiste il concetto che c'è chi nasce e chi non nasce venditore, o c'è chi ha o non ha delle abilità. Noi nasciamo tutti come venditori. Poi è normale che dobbiamo studiare la vendita, avere delle capacità, delle competenze, delle skill nella vendita. Dobbiamo capire come gestire le obiezioni, cosa dire, come rispondere, dobbiamo capire gli aspetti psicologici, e quelli vanno studiati, che sono quello che insegno anch'io nelle mie consulenze. E quindi non esiste nulla di negativo né nel denaro né nella vendita. Esistono solo delle convinzioni che tu hai nella tua testa sbagliate, completamente sbagliate, che ti sono state installate da genitori, televisione, società e via dicendo, e quindi tu pensi che vendere sia una cosa negativa. Assolutamente non la è. E quindi, per chiudere un po' il cerchio, non è che si nasce o no venditori, tutti nasciamo come venditori in quanto attitudine dell'essere umano a voler far di tutto per convincere l'altra persona, ok? Per il bene dell'altra persona, ok? Magari quante volte ribaltiamo la situazione. Prima ti ho detto che da bambini
siamo venditori, ma siamo venditori anche da adulti, ma solo per quello che ci interessa, solo perché non ragioniamo nelle cose. Ma quante volte magari appunto io a mia figlia dico dai, mangia tutto, e cerco di venderle il concetto di mangiare tutto, ok? Mangia tutto, mangia che ti fa bene. E lei magari mi dice no, non ne voglio più. Allora dico dai, se mangi tutto dopo ti do la caramella, il cioccolatino, ok? Raggiro l'obiezione e quindi do qualcosa in cambio. La stessa cosa si fa con le obiezioni dei nostri clienti se vendiamo servizi fotografici, va bene ragazzi? Oppure con il nostro partner, io con mia moglie devo vendere diverse cose, nel senso concetti, tempo, disponibilità, devo vendere le cose, ok? Cioè questa è la vendita, non è solo quando dobbiamo vendere un servizio. Nella vita vendiamo continuamente alle altre persone, ok? Vendiamo idee, vendiamo concetti, vendiamo opportunità e via dicendo. Lo facciamo tutti i giorni senza rendercene conto. Quindi in realtà la vendita è una cosa insita dell'essere umano, come dicevo prima, e quindi devi solo capirlo e attuare le giuste strategie, studiare naturalmente quelle che sono le giuste strategie per la vendita di servizi fotografici. Quindi per questo video è tutto, se ti interessano questi argomenti iscriviti al canale, se il video è stato interessante lascia un like, lascia anche un commento per dirmi la tua, perché come sempre sono ben accette le vostre opinioni, i vostri commenti, e ti ricordo i miei percorsi di consulenza. Guardando nella descrizione di ogni mio video trovi tutte le informazioni sui miei percorsi, nello specifico trovi informazioni riguardo a Photo Wedding Marketing, il primo percorso che ho strutturato proprio per i fotografi di matrimonio per aumentare appuntamenti e vendite con coppie di sposi in target. Se ti interessa trovi il mio contatto, puoi contattarmi e potremmo fissare una call conoscitiva. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!